sounds like a melody. Paolo Bonaccina, cosa vuol dire per Banca Generali a fianco dello sport? Beh, intanto è un onore essere qua, essere ad Asti, essere sul territorio e avere la possibilità di incontrare questi stupendi bambini. Banca Generali è da sempre vicino allo sport con questo progetto Un Campione per Amico. Assolutamente sì, sono tanti anni che siamo sul territorio in tutta Italia con varie tappe. Quest'anno abbiamo scelto Asti per rappresentare la nostra banca, essere vicini ai nostri risparmiatori e ai loro figli che sono venuti qua oggi a divertirsi. Martin, cosa vuol dire insegnare il rugby, insegnare il sport e trasmettere valori a questi ragazzi? Beh, penso che sia tutto. Nel senso, prima iniziamo meglio è. Credo che lo sport dovrebbe andare di mano alle scuole, nel senso che lo sport è tanto importante come la mente, no? E il corpo è tanto importante per i ragazzini e penso che quello che stiamo cercando di fare qua è sicuramente insegnarle tanti valori, ma introdurli allo sport, perché pensiamo che lo sport costruisce campioni di vita, non solo nel campo. Oggi è la giornata del divertimento, del socializzare, dell'entusiasmo. Poi difatti i bimbi quando non vanno a scuola sono già contenti. Ma noi diamo dei consigli più che insegnare, perché come vedi qui è la palestra a cielo aperto più grande d'Italia e non c'è neanche il tempo per insegnare, perché in 3 ore, 4 ore dobbiamo fare tutti i bimbi per poi riportarli a scuola. Però diamo dei messaggi, dei consigli. Intanto vediamo che ci sono troppi bimbi che fanno poco sport, sono troppo legati alla tecnologia, iPad, telefonini, PlayStation, e invece il bimbo deve fare sport. E allora quando vediamo che qualcuno, ci rendiamo conto che non fa sport, lo invogliamo e cerchiamo di convincerlo, perché poi l'ho detto, lo sport è vita, è crescere bene, lo sport ti insegna le regole e quindi la fortuna è che tanti bimbi, un messaggio che parte da me, da Adriano, da Martin o da Andrea, lo recepisce meglio. Cosa è cambiato rispetto ad oggi? È cambiato tutto. È cambiato il rapporto con la gente, per esempio. Oggi il calciatore lo vedi allo stadio, in giro non lo vedi più. Vanno nei ristoranti, si chiudono dentro i ristoranti, voglio dire, non socializzano col popolo. È mancato manca il contatto con la gente. Ma tu pensi che una volta quando ci allenavamo noi col Toro al Philadelphia erano 600-700 persone tutti i giorni a vedere gli allenamenti, i pensionati. Oggi non c'è più questo contatto. Uno faceva una chiacchiera, faceva una foto, un autografo. Oggi il mondo del calcio è cambiato e poi dal punto di vista tecnico è un calcio molto più veloce, dove c'è più velocità, più rapidità, più aggressività rispetto ai miei tempi. Anche se poi guardo gli assetti tattici, io e Pulici con queste difese facciamo 35 gol a testa, che dormono dietro. Uno contro uno, capirai, è un divertimento.
farina, padre sto del contrabbando. I donde mando cavo un alma di se media, se le caña se iba por el ritmo de la tanga. El DJ que lo conoce toca el himno de la luz, el para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Partiamo da un concetto nel quale la piazza si anima. Animare la piazza è importante e quindi dare un aspetto completamente divertente e ludico nel quale Banca Gerani, campione per amico, dà la possibilità di giocare con 30.000 bambini l'anno a Lucky. Chi è Lucky? Lucky arriva dal cartonato Super Spikeball che è in onda su Rai Play, su Rai Yo-Yo, e quindi esce dal cartone e fa giocare i bambini con lo stesso atteggiamento coinvolgente, sorridente, dove la fantasia dà la possibilità di interagire con loro e lasciare un ricordo molto positivo, inclusivo, dove tutti possono giocare in qualsiasi modo, in una festa meravigliosa dove da qui, da questa piazza d'Asti, i bambini devono uscire e cercare nelle società la voglia di continuare. Ed è lì il vero problema, dare continuità a questo nuovo modo che lo Smart Coach deve avere, lo stiamo facendo con la federazione, con il progetto Volley 3 Spikeball, quindi di far divertire i bambini. Non si parla di sport se non si parte dal gioco, gioco divertente che deve far divertire e quindi far appassionare i bambini al gioco della schiacciata, Super Spike It.